Bene, venendo a un altro tema caldo, Tamoil, mi riferisco in modo particolare al dibattito all'interno del PD e alle divisioni che dal mio punto di vista ci sono state rispetto a questa questione. Come la vedi tu, la vicenda? La vedo dal mio punto di vista in modo molto chiaro, nel senso che noi a suo tempo facciamo questo accordo, andiamo per gradi. Tamoil arriva qui nel 1985, noi governiamo dal 90 al 2009, poi arriva la giunta Perri, quindi prima considerazione, non possiamo fare i furbi, perché il tema è l'etica della responsabilità, non è che possiamo dire a Perri è tutto addosso a te, perché in realtà quella vicenda lì ha molto a che fare con le politiche del centro-sinistra, prima considerazione. Seconda considerazione, l'etica della responsabilità presuppone che quando c'è stata l'esplosione della vicenda Tamoil nel 2001 con autodenuncia, nel 2007 quando viene fuori la vicenda dell'inquinamento della falda, è chiaro che lì si innesca un processo dal punto di vista anche penale, nel senso che l'amministratura indaga. Poi arriviamo al 2010 sostanzialmente con gli annunci di crisi di Tamoil. Lì le strade sono due. Lavorare perché Tamoil vada fuori dalle scatole tutto compreso, o lavorare perché Tamoil resti lì tutto compreso, lavorare perché cessando la produzione e rimanendo il deposito, comunque un pezzo di economia territoriale si salvaguarda e nello stesso tempo si agisce con azioni tendenti alla bonifica per quanto riguarda l'ambiente e la tutela per quanto riguarda l'aspetto sociale e occupazionale. Quindi l'accordo garantisce tutte queste cose. I problemi adesso quali sono rispetto a quell'accordo? Primo problema, il decreto Fornero, il decreto interministeriale, i lavoratori che passano dalla cassa integrazione alla mobilità alla pensione, un centinaio circa, vanno in difficoltà perché quel passaggio finale non è più assicurato e questi lavoratori rischiano di trovarsi 2 o 3 anni senza lavoro e senza pensione. Quindi occorre agire innanzitutto perché il decreto Fornero non produce questi disastri. Per quanto riguarda la parte ambientale, Tamoil, senza mettere cifre, perché le cose che si sentono dire sono tutte invenzioni, dice io mi impegno a fare due cose, anzi tre, bonifica dell'area esterna, l'ex area Bortolotti, bonifica delle aree interne che vengono dismesse, cioè gli impianti produttivi vengono tolti, ciò che resta lì si fa la bonifica, in relazione al tipo di reinvestimento industriale che arriverà fatto, per quanto riguarda le aree esterne si va a ripristino ambientale. Ripristino ambientale che consente la continua attività delle società canottieri, nello stesso tempo con interventi mirati di andare a sanare la situazione e del terreno e delle acque. Domanda, ma visto questo dibattito di parte civile, prima domanda, quell'accordo è un buon accordo o un pessimo accordo? Io penso che Salini sì. dice che è un pessimo accordo. Salini sarebbe stato più opportuno che lavorasse intensamente quando si è fatto quell'accordo, invece che spesso è stato alla finestra e fatto come il bambino che bisticcia e basta. Quindi, io penso che, tra l'altro, ci sarà il Consiglio Provinciale sul lavoro lunedì, sarà bene che Salini espliciti su questa cosa qui, se è un pessimo o un buon accordo. Io penso che sia un accordo di grande valore, che va assolutamente salvaguardato, reso possibile dal fatto che l'amministrazione comunale ha agito insieme a tutti gli altri in modo responsabile. Se l'amministrazione comunale avesse deciso di costituirsi, di annunciare lì la costituzione di parte civile, quell'accordo non sarebbe stato minimamente possibile. Quindi non si può barare in corso d'opera, prima considerazione. Seconda considerazione, la costituzione in parte civile nel processo penale non è detto che tuteli alcunché, perché intanto lì ci sono 3 gradi di giudizio, quindi i tempi sono lunghi. Poi a quanto pare viene contestato un reato che è avvelenamento delle acque, che è un reato da corte d'assise. Quindi noi rischiamo di andare ad un processo ancora più lungo, infinitamente lungo. E a quel punto chissà quando ne vedremo la fine. E se nel frattempo lì non succede niente, con che cosa rimaniamo? La mia considerazione invece è, visto che Tamoil si è impegnata a realizzare quelle cose, quelle opere, noi dobbiamo, attraverso l'osservatorio che il Comune ha fatto male a non istituire e a far funzionare in modo repentino, lì c'è l'errore grave del Comune, che deve assolutamente essere recuperato. Attraverso l'osservatorio
si controlla quanto e si verifica mese per mese quanto viene realizzato rispetto agli impegni di Tamoil. E può l'amministrazione sempre agire sul piano civile con un'azione risarcitoria nel caso Tamoil non ottemperasse agli impegni che ha assunto. Quindi la mia posizione dal punto di vista del controllo su Tamoil è ancora più radicale, è più, come dire, più pregnante. Se non mi fermo al fatto di un processo che chissà quando vedrà la fine, sto al controllo di per di su quello che lì viene realizzato e al termine di quel percorso o Tamoil non ha rispettato gli impegni oppure quello che ha fatto non è sufficiente, è chiaro che il Comune deve agire. Lo fa però nella sede, appunto, che è quella civile e risarcitoria, per avere quelle risorse da poter sviluppare quelle iniziative che Tamoil non ha fatto. Ecco, sembra una posizione arrendevole questa, è la cretinata che si sente in giro, la solita cosa come su Arvedi, l'inciuccio, i poteri, tutte scemenze. Io, la cultura riformista ha un presupposto, quella di stare al merito delle questioni e nel merito, stando al merito, con l'etica della responsabilità si affrontano e si risolvono. La propaganda serve a zero, questa la lasciamo ad altri. Un partito che ha governato fino a 3 anni fa e che ambisce a governare ancora tra 2 anni non può fare lo struzzo, deve assumersi la sua quota di responsabilità e la responsabilità è quella lì, stare nel merito dei problemi, agire di conseguenza. La mia posizione è questa, senza, come diceva un nostro conterraneo, senza se, senza ma. Ma che lettura dai del dibattito all'interno del PD e del voto contrario a quel documento di una parte dei componenti della direzione cittadina? Ma quel documento è stato profondamente modificato nel contenuto, nella parte essenziale. Quel documento ha degli elementi di scrittura utili. Poi c'era quel passaggio lì che andava frontalmente sul tema della parte civile e mettendo in carico esclusivamente l'attuale amministrazione. Questo da diversi è stato giudicato un errore di condotta, un errore di prospettiva e appunto una fuga anche dalla responsabilità. È stato significativamente modificato su quella parte lì, è un altro documento rispetto a quello che era immaginato su quella parte lì, per cui alla fine, voglio dire, se non ci fossero state le tensioni precedenti, era un documento che si poteva votare, che io lì non avevo diritto di voto, voglio dire, però non avrei avuto problemi pure a votarlo, voglio dire, per così come era modificato, però appunto è l'istruttoria che ha minato il campo e adesso occorre che appunto si agisca a segnare quel campo, perché io penso che il PD qui rappresenta un punto fondamentale dell'alternativa all'attuale amministrazione, alla Giunta Pelle, eccetera, ma lo fa, insisto, se assume fino in fondo l'etica della responsabilità, non cercando di fare i furbi perché siamo momentaneamente all'opposizione. Le furbizie non pagano mai.